Buongiorno Nick, eccoci qui arrivati alla nostra lezione sull'HCCP. Noi la volta scorsa avevamo iniziato a parlare di questo importante sistema che serve proprio per l'identificazione e eventuale eliminazione di pericoli che possiamo trovare nel cibo, affermando che è composto da sette principi. Essendo un argomento abbastanza vasto, lo avevamo diviso in due parti, quindi avevamo iniziato a parlare di uno o due principi. Noi oggi continueremo il discorso sui principi, riassumeremo quelli precedenti, quindi la lezione si svolgerà sempre in lingua inglese con riassunto e traduzione in italiano e alla fine ti chiederei di indicarmi i sette principi dell'HCCP e la loro importanza e necessità. Io ti ringrazio e ti auguro un buon lavoro. So, last time we started to speak about HACCP. It is an international system for the reduction of the risk of safety hazards in food. This system is based on several principles. The first one is conduct a hazard analysis. So we need to identify where hazards can be introduced. Hazards can be physical, chemical, or biological. We need to make sure that we are working with an expert person. So, this identification is done in two steps. The first step is the identification of hazard. The second one is the evaluation of the hazard. And in the second step, we have to evaluate the degree of risk we have identified in their food. Once the hazard is identified and evaluated, we need to identify critical control points. So, critical control points are necessary to prevent or eliminate the hazard we have just identified. So, the first principle, we need to establish maximum or minimum limit for temperature, time, salt level, cooling level, or other processing characteristics. We need to establish critical limits. So we have to establish criteria for each critical control point. We have to establish monitoring process. We have to use a monitoring program which is made up of physical measurement or observation. It gives us information about corrective actions for the reduction of the hazards in the food. We need to establish corrective actions. They are necessary
eliminate or to reduce hazard in the food. So, these actions have two purposes. The first one is to control any non-conforming products resulting from the loss of control, and the second one is the identification of the cause. Then we will need to eliminate it and we need to prevent the situation. We have to establish record keeping procedures. We have to show that the critical limits have been met and the system is in control. And then we have to establish verification procedures. HACCP plan must be validated. We need to test the harmed product and we need to test that control are working as planned. So, allora, vediamo un attimo di parlare dei principi dell'HACCP. Allora, l'HACCP, come ho detto, che è un sistema internazionale che serve per l'eliminazione e la riduzione di rischi che possiamo trovare nel cibo. Allora, questo sistema, riconosciuto a livello internazionale, si basa su dei principi specifici. Allora, vediamo un attimo di analizzare le singole tappe. Allora, innanzitutto bisogna fare proprio un'analisi del pericolo che noi identifichiamo nel cibo. Allora, ci sono dei rischi che possono essere fisici, quindi contaminazione dei metalli, i rischi possono essere chimici, e quindi magari ci sono dei prodotti di pulizia che contaminano il prodotto, oppure delle tossine che possono contaminarlo. I rischi possono essere biologici, magari abbiamo dei virus e dei batteri che contaminano il nostro prodotto. Dobbiamo chiaramente assicurarci di affidare questa analisi a personale esperto. Allora, abbiamo quindi l'identificazione del rischio, si effettua in due tappe. Prima si identifica il rischio e poi lo si valuta. Si valuta il grado di rischio riscontrato. Nel momento in cui viene valutato il rischio, abbiamo chiaramente l'identificazione dei controlli, dei punti di controllo critici. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo identificare questi punti di controllo critici e quindi identificare che cosa? Dei processi che possono prevenire oppure eliminare i rischi e i pericoli che noi abbiamo identificato nel cibo. E quindi possiamo adottare delle misure di prevenzione. Queste misure di prevenzione legate alla riduzione di rischio nonché alla sua eliminazione possono essere riscontrati dove? Limiti di temperatura, tempo, pH, livello del sale ed altre caratteristiche importanti che controllano il rischio. Stabilire poi dei limiti critici, quindi stabilire dei criteri come per esempio minima o massima temperatura. Poi abbiamo chiaramente dobbiamo monitorare e chiaramente questi punti critici che abbiamo stabilito. In che modo questi punti critici vanno monitorati e vanno controllati? Abbiamo dei programmi appositi
fatti di misure fisiche e di osservazioni che ci aiutano a monitorare e a controllare questi punti critici. Dopodiché dobbiamo stabilire delle azioni correttive che ci aiutano a stabilire e a conoscere la causa del problema e eliminare proprio la causa stessa, quindi eliminare il problema alle radici. Queste azioni correttive hanno due finalità, quindi devono controllare ci siano, ecco, dei prodotti non conformi, e poi identificare la causa, eliminare la causa e prevenire eventuali situazioni di pericolo o di rischio. Quindi dopodiché, dopo che abbiamo, ecco, sperimentato questo sistema, il nostro piano può essere convalidato, può essere valido. Bisogna chiaramente verificare, testare il prodotto finale e che tutto ciò, quindi le varie misure e i vari programmi siano in grado di eliminare il rischio e di trovarne la causa. Quindi, allora, parliamo di tutti questi principi indicandone lo scopo principale. Io ti ringrazio e ti auguro un buon lavoro.